Buongiorno e benvenuti nella cucina di Casa Perbellini, una cucina all'interno della sala a Verona in Piazza San Zeno. Oggi presentiamo pasta e tonno, ma la presentiamo un po' alla nostra maniera. In questo caso ho deciso di farla leggermente più moderna, leggermente più fresca, con il tonno fresco servito come roast beef in insalata, uno spaghetto al pomodoro fresco finito con qualche rondella di cipolla leggermente croccante. Per la nostra ricetta abbiamo bisogno del tonno fresco, degli spaghetti, un po' di erba cipollina, uno spicchietto d'aglio, cipolla, burro, pochissima salsa pomodoro, un po' di peperoncino, della bottarga di tonno e del pomodoro fresco. Prendiamo i pomodorini freschi, li andiamo ad incidere e poi li sbiancheremo in acqua bollente per 30 secondi. Una volta sbianchiti li andiamo a pelare e qui avremo già il pomodoro pronto per la nostra salsa base dello spaghetto. Pelati i pomodori li andiamo a tagliare a rondelle, a pezzettoni irregolari e li teniamo per preparare la salsa. Prepariamo la cipolla. Una volta pelata la andremo a tagliare a rondelle e le andremo a far sudare leggermente in una casseruola, proprio per qualche minuto. Con un goccio di olio extravergine e con una piccola noce di burro. E pochissimo sale. Una volta condita e salata, la andiamo a coprire e la mettiamo a fuoco veramente lento per qualche minuto finché sarà sudata. Sudata vuol dire leggermente morbida ma croccante. Prepariamo anche il tonno. Ne tagliamo una scaloppa. Lo andiamo a condire con un po' di pepe e un po' di sale. E lo andrò a scottare solamente da una parte per qualche minuto, in modo da ottenerne un roast beef. Poi tornerò sul tagliere e andremo a tagliarlo a cubetti e a condirlo con un po' di bottarga e olio extravergine d'oliva. Una volta scottato solamente da una parte abbiamo ottenuto un roast beef. Lo andremo a tagliare a lamelle. La scelta del tonno sarà una scelta di un tonno, se fosse possibile, pinna blu. Lo andrò a finire con una grattugiata di bottarga di tonno, una leggera grattugiata ancora di pepe. E un po' d'olio. A questo punto ci spostiamo sui fornelli e andiamo a finire la pasta e la salsa. Andiamo a salare la nostra acqua e caliamo gli spaghetti. All'incirca 10 minuti di cottura e nel frattempo andiamo a preparare la salsa pomodoro. Un goccio di olio extravergine d'oliva, un aglio appena schiacciato che poi andremo a levare e pochissimo peperoncino. Facciamo prendere leggermente il profumo dell'aglio, poi andremo ad aggiungere la nostra dadolata di pomodori, un cucchiaio di salsa pomodoro e un po' di brodo vegetale e poi aspetteremo di finire gli spaghetti in padella. Il profumo dell'aglio è buono, andiamo ad aggiungere il pomodoro. Saliamo leggermente. Brodo vegetale. E un cucchiaio di salsa pomodoro. Andiamo a levare l'aglio e aspettiamo gli spaghetti in cottura. Siamo pronti con lo spaghetto cotto,
lo andremo a finire per un minutino nella salsa, mantecandolo con un goccio di olio extravergine d'oliva. Bene, possiamo andare nel piatto. Il nostro tonno marinato lo prendiamo e ne mettiamo qualche fettina di contorno sul piatto. Il nostro spaghetto lo andiamo a condire con la salsa di pomodoro a pezzettoni. Recuperiamo la nostra cipolla che abbiamo fatto sudare, ne accompagniamo qualche rondella. Finiamo con il nostro tonno che ci è rimasto e pochissima erba cipollina. Ed ecco qua la pasta al tonno, secondo me.